ne ho iniziata 14 anni fa e subito, appena l'ho proposta al gruppo di freestyle motocross Dabut di cui faccio parte, è stata abbracciata. Da 14 anni che senza sosta, con continuità, andiamo avanti. La moto è uno degli oggetti di libertà più belli, secondo me, che l'uomo abbia mai creato, ed è giusto che arrivi a tutti. La prima volta che una moto è entrata in un ospedale è stata proprio qui al Gaslini, perché comunque il Gaslini ha una cura particolare per migliorare la qualità di vita anche dei piccoli pazienti. Ho un occhio di riguardo in più e sono felice di far parte di questa grandissima famiglia, ma soprattutto ne sono proprio tanto, tanto fiero. È il premio più bello che abbia mai vinto in vita mia. Hai dato il via ispirando anche tanti altri. C'è stato qualcuno che ha seguito le tue orme con cui magari hai poi iniziato un rapporto, seguito, insomma. Allora, sicuramente la mototerapia è stata un po' una testa d'ariete perché ha fatto capire a tantissimi altri sport, atleti e personaggi che comunque si poteva fare. E vedo che negli ultimi anni comunque tantissime persone, meno male, stanno facendo cose del genere. E la mototerapia comunque adesso è in tutto il mondo, dal Sud America, la Russia, la Francia, la Spagna. L'importante comunque non è fare cose straordinarie, l'importante è regalare il proprio tempo di qualità e la propria passione agli altri, a chi è più fragile. La tua attività, come abbiamo detto, insomma, Gaslini, viaggiate oramai insieme. Per il futuro ci sono novità? Allora, per il futuro faremo due ricerche mediche al Gaslini sulla mototerapia, una in psichiatria e una in oncologia, e per trovare e portare fuori nuovi dati. La prima è stata fatta a Regina Margherita di Torino nel 2018 e ha avuto dei risultati pazzeschi. Magari qua adesso approfondiremo un po' meglio il tutto.